best. Allora, vediamo insieme questa versione che ho inventato di questa canzone fantastica di Tina Turner. Ovviamente non mi sono ispirato alla versione originale perché è molto più rock e strong, e Tina Turner è veramente fenomenale. Quindi ho cercato qualcosa di un po' più intimo, un po' più morbido, cercando di lavorare sulla dinamica. Vediamo se vi piace come l'ho arrangiata. Andiamo a vederla pezzo per pezzo. Facciamo una premessa, allora, sull'accordatura. Accordo la chitarra solitamente mezzo tono sotto perché mi aiuta molto in live. Quando canto per tante ore, allora avere una chitarra che è accordata mezzo tono sotto e fare i brani mezzo tono sotto non stravolge tantissimo la canzone, però mi dà molta più, diciamo, autonomia anche sulla voce, nella lunghezza delle serate. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo è proprio perché ormai mi sono abituato a sentire proprio quella morbidezza delle corde perché sono meno tese, ovviamente, essendo meno appunto tirate, e in più questa ciccia maggiore. Quindi per me suonerà tutta mezzo tono sotto. Vedete le dite posizionate in posizione di re, in realtà sta suonando un do diesis. In più questa canzone, per aumentare i bassi, ho pensato di farla con il drop D come accordatura, cioè praticamente il basso di Mi è accordato un tono sotto, quindi in re. Però, siccome ho accordato anche la chitarra mezzo tono sotto, suonerà do diesis. Quindi sentite, anche se vedete la posizione di re nono in questo caso, sentite suonare un do diesis. Okay? Partiamo con la strofa. Allora, re nona come primo accordo. Anche se in realtà la posizione del re nona, ma noi non suoneremo il Mi cantino perché la nota su cui voglio fermarmi è quella della seconda corda, terzo tasto. Quindi in questo caso sarà un Re. Ok? Secondo accordo. Aggiungiamo con un hammer-on, quindi praticamente un martelletto, ok? Un legato che parte da terza corda, secondo tasto, a terza corda, quarto tasto. Facciamo questo. Ed è un re sesta. Poi terzo passaggio abbiamo un re settima più, quindi faremo suonare al posto del re un do diesis, ora bemolle. Sette più e poi re da capo senza fermarci. Vedete come arriva con i legati? Qui partiamo dalla destra. È un po' anticipato. E fa così tutta la prima parte. You come to me. Quando fa il bridge. Ok, non è proprio così. Io non l'ho fatto così quadrato. L'ho lasciato suonare questo Mi. E l'accordo è un Re nona con basso di Si. You come to me. Qui andiamo su un Sol, suonerà con Sol, Re, Re, Sol, quindi Sol, Re, Re, Sol. Ovviamente, avendo cambiato il basso, le posizioni cambiano, qui dobbiamo memorizzare questo. Non ci serviranno le prime due. E poi un La nona. Quindi ripete la strofa così.
Allora, chiude la strofa con questo passaggio in si. Pam 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 sulla nona. E parte col ritornello. Allora, il ritornello ha questo ovviamente apertura su con i bassi ciccioni del drop D, e questo è il motivo per cui abbiamo scelto questa accordatura. Dobbiamo fare questo canto, no? Col plettro si sente ancora meglio. Però diciamo, come lo facciamo questo canto? È un canto che fa, anche se la posizione è del re nona come partenza, noi non suoniamo il mi, ci dobbiamo fermare sulla seconda, sul re, che lo produciamo con seconda corda, terzo tasto. Poi proseguiamo con il mi, poi il sol e poi il fa diesis, che sono tutte note che prendiamo sulla prima corda, ok? Quindi in sostanza il basso suona una sola volta, perché poi continua a suonare per un quarto d'ora, quindi... Ok, poi cambiamo basso, ovviamente gli diamo la stessa forza, quindi anche se suona singola, però dobbiamo spingere un po', farlo sentire questo si di basso, si con re nona, e il canto è sempre lo stesso. Occhio a questo passaggio di re, perché la forma è sempre re, solo che invertire il mignolo con l'anulare così è un po' scomodo. Ok? Io do una specie di accento, una specie di stop, mi viene più facile. La nona. Con il re nona, però re nona sempre come prima, si ferma su questo canto. Re, mi, sol, fa, fris. Così fino alla fine. Poi ripete la strofa, poi ripete il ritornello e andiamo su quello che chiamo special. Ecco, la differenza fra special e bridge è che il bridge consiste proprio in una variazione di accordi che ci porta da una strofa a un ritornello, o da una strofa a un cambio di strofa, per esempio. Però invece lo special è un cambio nella canzone, quindi un momento in cui non si hanno né gli accordi sostanzialmente della strofa né gli accordi del ritornello, è un momento che rimane in piedi da solo, diciamo così, non è un ponte verso qualcosa, e quindi chiamiamolo giustamente special. Qui abbiamo un basso di sol come prima, sol, re, re, sol, re, re, sol, quindi solo praticamente suonano le ultime quattro corde. Qui c'è un si, ecco, il si fatto in questa posizione mi dà sia il cantino libero di mi e sia il cantino libero di si. Ok? Quindi la nona, ok? Facciamo. La cosa che vi voglio precisare è che quando abbiamo una chitarra accordata con un drop D, la problematica è che
a seconda di, siccome la tensione della corda è molto morbida, no? Quindi c'è poca tensione, tende a perdere la cordatura a seconda di come premiamo. Ed è un errore che ho fatto nel video, se sentite bene, perché la prima volta l'ho schiacciata bene, la seconda volta ho schiacciato troppo. Quindi schiacciando troppo si tende a fare, non so se si sente, ma sto esagerando, però questo, ecco, si fa specialmente quando le corde non sono tanto tese, quindi alla pressione reagiscono, diciamo, male in questo senso. Quindi dobbiamo stare un po' più morbidi, non serve tanta pressione. Su questo accordo io di solito lascio un po', appunto, libero e lungo il medio, in modo che per sicurezza stoppo, anche perché proprio per il discorso di vibrazione, appunto, della corda morbida, c'è il rischio che suoni anche, no? Anche se non la tocco, fa una specie di entra poi in vibrazione, quindi io la stoppo, così lascio il suono più pulito. Stessa cosa qua col pollice, lo lascio uscire un po' fuori in modo che comunque la sto bloccando. Vedete che non suona. Anche se in realtà non la sto pizzicando, però tende sempre un po' a farsi contagiare dalle altre corde che vibrano, specialmente se è accordata così in basso. E ritorniamo sopra il ritornello finale. È un po' diverso dagli altri perché questo ritornello ha due parti, o meglio, immaginato due parti, dove la prima parte è piuttosto morbida. Svuotata proprio per creare dinamica, quindi differenza fra vuoto e pieno e fra piano e forte. E la seconda parte dove invece apro, quindi sentiamo. Don't let go. Ok. You're the best. Che addirittura ho cambiato nota. Better than anyone I ever met. Qua inizia a caricare. Stuck on your heart. I ain't got every word you say. E ho messo anche un graffiato lì sopra Every Word You Say. Perché? Perché in effetti ho creato più un colore diverso e una dinamica diversa. Quindi molto leggero dopo Don't Let Go. You're the best riparte di nuovo molto morbido e quando fa Unstuck in your heart dà questa botta anche con le mani. A tal proposito introduco il discorso della mano destra. Mentre nelle strofe la mano destra praticamente è andata tutta in giù per suonare gli accordi, no? Si è fermata sulle note giuste, questo è importante, però ha anche pizzicato tutte le note verso il basso. Cioè, è stata tutta così. Il ritornello no. You're the best. Faccio piano. Ancora più piano. Perché questo? Perché cambia proprio il suono, quindi giù 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 su giù su giù giù su, ok, fondamentale. Ci sono mille modi di interpretare una canzone, no? Questa è la mia versione anche perché appunto volevo discostarmi molto dall'originale. La cosa, diciamo, che però diciamo, rende la canzone vincente da un punto di vista appunto interpretativo, secondo me, è sempre quando riusciamo a creare dei momenti che anche solo con una chitarra voce, anche senza mille fronzoli, diano appunto la sensazione di variazione durante la canzone, no? Di non staticità, non sempre uguali. Gli accordi sono quelli, quindi non è che faremo
4 milioni di giri armonici, però diciamo che lo sforzo deve essere quello di creare dei momenti, no? Quindi quando cantiamo la canzone e quando suoniamo la canzone dobbiamo cercare, quindi pensando bene al testo, a quello che dice e anche a tutte le varie parti, di creare questi momenti di pieno e vuoto. Se no cercheremo di fare questa canzone, riusciremo a fare questa canzone, però rimarrà sempre piuttosto da spiaggia, così, no? Invece la differenza forte fra la classica canzone dei Falò e una canzone che magari ha 4 accordi però è suonata e sentita, diciamo così, rimane secondo me nella capacità di entrare nel pezzo e di farlo muovere. Ecco, quindi spero di aver dato questa sensazione e vi lascio comunque la versione che ho fatto di seguito. Bene, ci vediamo alle prossime, buon studio e buon divertimento. Ciao! As long as I'm